tre gironi per 60 club. È il campionato più rappresentativo della nostra Italia. Benvenuti nella Serie C. Bentornati su Pilo e Serie C. Partiamo con il girone A. Il ritorno di un ex fiamma non è mai cosa buona. Vecchi voleva allungare la serie di risultati utili consecutivi ad oggi 11 e ci è riuscito. Il Sud Tirol viene fermato da una lineare e costante pressione da parte della Feralpi Salò, che termina con un pareggio nelle fasi finali, a detta da entrambe le parti, meritato. Le reti di Bro e Balestrero per l'1-1. Dentro di lacrosse, attenzione, pallone per Miracoli, Miracoli, Balestrero, attenzione al destro, Colucci superstar, Balestrero, palla in rete, palla in rete. Sono ad oggi 33 i gol che convalidano il titolo di miglior attacco tra i professionisti a Renate. Questa volta ci pensa Maestrello, al 31esimo del primo tempo, un tiro al volo dove nulla può, zanellati dalla Giana, che si trova in fondo alla classifica assieme alla Possesso. Il Padova torna sereno dalla gita fuori porta perché in casa del Piacenza accende l'attacco già all'ottavo minuto con Chiricò. Seguiranno le reti di Ceravolo e Jelenic. Verticale, Ceravolo controlla, spalla la porta, se lo prende Nava, Jelenic ci incrocia col bacino. Il Piacenza ci prova al 39esimo del secondo tempo con gol di Rejcevic, ma questo non cambia le sorti di una squadra troppo timida davanti alla terza in classifica. Venghino signori, venghino nei campi della Pergolettese e del Trento. La prima, un 4 gol, lascia di stucco una Provercelli spenta a secco di reti con rischio panchina di Scienza. La seconda, con il finale di 3-0, ricordiamoci 7 punti nelle ultime 3 giornate, rispedisce a casa il Lecco e alimenta i dubbi della dirigenza sullo staff tecnico già mostrati nelle scorse giornate. Questa sera Legnago Triestina alle ore 21. Ma lo schema. Il tiro e poi c'è la ribattuta e c'è il vantaggio del Trento. Nemmeno il tempo di stappare una bottiglia di champagne per il Modena di Tessier, che sabato incontra finalmente la vetta dopo aver battuto l'Ancona Matelica. Champagne per brindare un incontro. No, vabbè, così. Con te. Che la Reggiana si ripiglia ciò che è suo. Ad oggi, assieme a Sud Tirol, risulta imbattuta in tutta la Serie C. Diana, che non vuole giustamente lasciare spazi liberi alle concorrenti, si è contenta della rete di Scappini al primo tempo e spreca l'occasione di chiudere la sfida contro Rivolese grazie alla parata di Gianmaria Rossi su rigore di Guglielmo. Forza 4 a Cesena, che in casa schiaccia la Fermana confermando la sua posizione sul podio, termina 4-0. Pescara che perde in trasferta contro il Pontedera per 2-1, a questo va a rimarcare il bottino magro di mister Altieri. Solo 2 vittorie nelle ultime 11 giornate, lo stesso a fine gara riferisce di non voler mollare e di prendersi le proprie responsabilità. Basterà? Entella Dinamica prosegue con la striscia di risultati utili consecutivi, questa volta pareggiando con la Pistoiese, e il Siena invece viene fermato a Lucca grazie a un super gol di Visconti nella ripresa del secondo tempo. Oh, il pallone per lui, vedato il cross dentro, cerca un banco Visconti che disegna una parabola. E infine arriva la seconda vittoria della Viterbese, che vuole provare a lasciare da solo in ultima posizione il Grosseto, questa volta sconfitta dal Montevarchi. Il Palermo insegue con coraggio, il Bari risponde con forza. Sabato la squadra palermitana ha tolto il fiato alla Paganese per tutta la partita. Guardi che Sotogna, Valente, morbido verso Brunori, destro! Palermo 3! Un assalto continuo, sotto lo sguardo attento e vigile di mister Filippi, che ha ottenuto nelle ultime 6 gare 5 vittorie e un pareggio. Le reti di Fella, Soleri e Brunori piegano la squadra campana che nulla può davanti alla seconda in classifica. Il Bari invece si diverte nel derby di Andria, dando spettacolo davanti a quasi 6.000 spettatori. Ingredienti fondamentali: coppia in attacco di Paponi e Antenucci, che ha dato da subito una risposta positiva, e poche concessioni a Fidelis Andria. Termina 3-0. La rincorsa di Antenucci in destro e il gol del Bari! Monopoli e Catanzaro non vanno oltre il pareggio contro il Potenza alla Juve Stabia, mentre invece la Tudis di tutta risposta si piazza sotto il Palermo grazie alla vittoria fuori casa contro il Francavilla. Merito le reti di Santaniello e Pavone, con alle spalle gli assist vincenti di Barutti. Maiorino non sbaglia.
festeggia il Latina che così si toglie dalle sabbie mobili battendo il Messina 1-0, mentre invece pareggiano Avellino Picerno e Vibonese Monterosi. E anche per oggi abbiamo finito, ma non vi preoccupate perché lunedì prossimo ci vediamo sempre qui su Pillole di Serie C. Un saluto da Serie C TV e da me. Ciao.